Ma cosa è successo qui, ragazzi? Ma cosa avete fatto? Avete cambiato i neon alla cucina? Vi vedo tutti un po' strani, vi vedo tutti un po' verdi. Ma no, lascia stare, quella è Giorgia la montatrice che si diverte alle nostre spalle. Ah, ci fa gli scherzetti, allora, tutto questo verde è un caso per Barman! Barman, tutto bene? Sì, un po' di paura a toccare le cose verdi brillanti soprattutto. Ma va, no, ma quello era Superman. Ah, è vero, io sono Barman, lui era Superman. Che spadato. È vero che lui era Clark, giusto? Ciao Clark, tutto bene? Tra l'altro ho sentito che ti sei messo anche a fare le scarpe. Ragazzi, oggi abbiamo l'Assenzio. Assenzio, ragazzi, mi avete chiesto in tantissimi di prepararvi un cocktail con l'Assenzio, di farvi vedere come si serve liscio, ed ora il vostro, tra l'altro mi sono messo anche la maglia verde, tutto verde oggi, il vostro barman ve lo spiega. Allora, innanzitutto, che cos'è l'Assenzio? È un liquore distillato, quindi una bevanda spiritosa. È una bevanda che fa ridere. No, spiritosa nel senso che ha dello spirito all'interno, un po' come noi giovani. Nasce intorno al 1700 in Svizzera da un dottore, da un medico francese che per l'appunto era esiliato in Svizzera, che si chiamava Pierre Ordinaire, ma che tra l'altro mi sono sempre chiesto, ma Pierre Ordinaire bisogna chiamare il cameriere? L'Assenzio non è altro che un liquore a base di alcol e erbe aromatiche, dove all'interno l'elemento principale è l'artemisia, ovvero l'artemisia absinthum dal latino, ovvero l'Assenzio. Ci sono diverse qualità di Assenzio, l'Assenzio maggiore, tante erbe che tra l'altro crescono molto bene anche sulle montagne italiane. Un'altra storia racconta che la paternità, o meglio la maternità, viene da Henriette Henriot, chiamata la nonna Henriot, che produceva questo liquore a casa per inappetenze, insomma per rimedi farmaceutici, diciamoli così, molto casalinghi, e aveva un orticello, un piccolo orto botanico, dove coltivava l'assenzio, l'isopo, l'anice e tantissime altre erbe o spezie aromatiche, e le metteva all'interno per esaltarne i propri principi attivi. Voi fate sempre cuore a quella che preferite. Oggi faccio vedere l'assenzio in tre modi diversi. A, come si serve liscio, à la bohémienne, quindi vediamo un po' di fuoco, un po' di zucchero. Vediamo un cocktail a base di Assenzio, dove ci sarà una copiosa quantità di Assenzio all'interno, e invece un cocktail classico che avrà una piccola dose di Assenzio ma che esalterà le note e il profumo. Ragazzi, iniziamo vedendo come si serve l'Assenzio. Per servire l'Assenzio abbiamo bisogno di un bicchiere abbastanza forte, rigido, molto spesso, ok? Perché andremo a utilizzare anche del fuoco, quindi mi raccomando, attenti con il fuoco. Mettiamo sopra un cucchiaino d'Assenzio. Tra l'altro l'Assenzio viene anche chiamato la fata verde perché all'interno ha un terpenoide chiamato Tugione, scritto con la J, che ha dei principi attivi abbastanza tossici, ma si narra che le fate verdi, Baudelaire, Verlaine, anche il grandissimo Leroy Merlin, un grandissimo costruttore, faceva uso durante il 7-800 di Assenzio per identificare proprio questo periodo delle fate verdi. Cosa facciamo, ragazzi? Prendiamo una zolletta di zolletta di zolletta, dottor Scistone, una pinzetta, grazie mille, ci aiutiamo e andiamo ad adagiare sul nostro cucchiaino d'Assenzio. Mettiamo 50 ml di Assenzio e lo versiamo sopra la zolletta. Poi il cucchiaio è forato, quindi andrà nel bicchiere. Accendiamo la zolletta. Ora non si vede con la camera car, ma la zolletta sta pian piano bruciando e va a caramellare. Vedete che comincia a fare le bollicine? Con un goccio di acqua cosa facciamo? Andiamo a spegnere la fiamma, anche se pian piano andrà a scemare da sola, e a sciogliere la zolletta all'interno. Quindi andiamo ad addolcire il nostro liquore e gli andiamo a abbassare la gradazione alcolica, a rinfrescarlo un po' con dell'acqua fresca. Poi sarete voi o il vostro cliente a decidere quant'acqua versare all'interno. Poi il cucchiaino viene messo all'interno, si va a sciogliere il tutto. Assenzio alla bohémienne. Qual era il punto debole invece di Barman? I cocktail analcolici, eccolo, dottor Pivetta, lo ben so. Ora vi faccio vedere due cocktail. Due cocktail, uno a base di Assenzio un po' più forte, l'altro con qualche goccia di Assenzio. Uno lo abbiamo inventato noi adesso da Gerke, un drink che era su un vecchio menù a base di Assenzio. Abbiamo del limone fresco, un goccio di zucchero, dell'albume e uno sciroppino all'acqua di rosa che vi faccio vedere come fare semplicemente. Avanti ragazzi, allora il primo drink si chiama la Vien Rose. Lo serviamo in una coppetta, quindi andiamo a raffreddarla. Mettiamo un po' di ghiaccio all'interno, shaker due pezzi, mettiamo un po' di ghiaccio dentro e come faccio sempre nella sigla. Assenzio, 35 ml. Oh no, no, sale, sale, sale.
Assenzio di gravità. 15 ml di sciroppo all'acqua di rosa. Vi faccio vedere come prepararlo, ragazzi. Prendiamo un piccolo squeezer, è facilissimo. Mettiamo dello sciroppo di zucchero. Poi prendiamo dell'acqua di rose, semplicissima, però alimentare, non quella che usano le ragazze per struccarsi o per tonificarsi. Mettiamo un paio di gocce. Chiudiamo il tutto e sbattiamo. Perfetto, 15 ml. Verso 25 ml di succo di limone fresco, anzi freschissimo. Un albume fresco, quindi prendiamo un uovo e mettiamo dentro l'albume. Perfetto. Andiamo ad effettuare una dry shake, shaker senza ghiaccio, così si monta un po' l'albume. Speriamo che si monti tutto, perché se si monta solo la testa poi è un casino, è incontenibile. Perfetto, apriamo il tutto. Abbiamo già della leggera schiumetta, quindi ghiaccio, non ti arrabbiare, questa me la lego. Poi via. Shakerata vigorosa. Filtriamo il tutto e utilizziamo un passino, quindi un colino, per trattenere i pezzettini. Guardate che colorino, eh? Scorzettina di arancia e la mettiamo dentro. Buono, fresco e dissetante, eh? Se vi piace l'assenzio, questo proprio rappresenta ed esprime il massimo del suo flavor, del suo gusto, del suo aroma, del suo profumo. Vediamo ora un altro cocktail. Nasce intorno ai primi del 1900. Harry Craddock, super head barman, head bartender del Savoy Hotel, famosissimo hotel di Londra, scrisse nel Savoy Cocktail Book questo drink, anche se non l'ha proprio inventato lui, ma è uno dei primi che ha codificato, scritto una vera e propria ricetta. Si chiama Corpse Reviver Number 2. Il Number 2 è una ricetta rivisitata dove abbiamo assenzio, abbiamo Lillet Blanco, la vecchia china Lillet, o potete utilizzare anche l'americano Cocchi Bianco, Gin Contrôt, succo di limone, e all'interno mettiamo anche due goccettine di assenzio. La dose di assenzio sarà inferiore, il drink sarà più profumato ma meno, chiamiamolo, potente. Allora, questo cocktail lo shakeriamo in questo cobbler, quindi uno shaker tre pezzi un po' più piccolo, la coppettina sarà un po' più piccola perché non abbiamo albume varie che devono montare, ma dobbiamo solo shakerarlo energicamente. Quindi coppettina, cosa facciamo? La raffreddiamo, bravissimi! Bevo un shaker, sì, ma non lo trovo più. È qua, 25 ml di gin, 25 ml di Contrôt, se non ce l'avete a casa potete utilizzare anche il triple sec. Verso 25 ml, oggi utilizziamo Lillet Blanc, 25 ml anche di succo di limone. Oh, che roba, è ogni volta preciso. O mettiamo uno spoon di zucchero, ovvero piccolo cucchiaino di zucchero, e mettiamo anche uno spoon di assenzio. Vedete che è molto inferiore in questo caso la dose di assenzio. E ora shakeriamo, quindi ghiaccio con il cobbler, ragazzi, mi raccomando, il ghiaccio sempre fino sopra. Versiamo il tutto. Scorzettina di limone, Corpse Reviver, perché si narra che questo è un grande post-sbornia, quindi un dopo sbronza. Cosa vi ricorda, non questi tre colori? Niente, il giallo-arancione e il blu, perché non mi viene in mente nessuna bandiera. Ragazzi, che dire? Ora posso fare il mio momento barman, molto alla Baudelaire, molto verlaniano, o anche un po' Leroy Merlin nella costruzione del drink. Vabbè, ma ne parliamo dopo. E voilà! Chiamiamo il mio poeta preferito. Aspetto già un Baudelaire. Corpse Reviver, questo tira su i cadaveri, eh. Buono, fresco, abbastanza acidulo. Questo invece spinge. Sai che lo preferisco. Bene, bene, sono contento. Non farci l'abitudine, che cominci già a vedere le fate verdi. Provate a fare questi drink, ragazzi. Innanzitutto, prima di tutto, mettete like a questo video, commentate e guardate la lista degli ingredienti per recuperare tutte le dosi, le cose, i tools, quelle cicicocò, avete tutto su Amazon. Dopodiché condividetelo. Se preparate questi drink mi farebbe molto piacere, taggatemi, seguitemi su Instagram, Claudio Peri e Cucina da Uomini. Mi raccomando, bevete responsabilmente e attivate sotto la campanella per rimanere aggiornati su ogni video che buttiamo fuori. Ragazzi, vedo un po' delle fattine verdi, qua c'è del verde che sta tornando. È un problema mio o siete sempre voi con le luci che state cambiando il tutto? Va bene ragazzi, fate i bravi e fate verdi. Perché le Clark sono delle scarpe, le Clark. Hai capito quali sono? Ci sono le fatte verdi!